Oltre 300 vaccini nel nuovo hub di Pescara, nei locali della stazione di Porta Nuova, operativo da giovedì e chiuso però il sabato e la domenica. Da lunedì si ricomincia con le somministrazioni agli over 60 che abbiano però ultimato la seconda dose da più di 6 mesi e per le categorie fragili. Un centro vaccinale di supporto a quello di Città Sant'Angelo per la provincia di Pescara, voluto dall'amministrazione adriatica. L'assessore alla protezione civile di Pescara è Eugenio Seccia. Abbiamo iniziato giovedì pomeriggio alle 3, primo giorno, prima metà giornata di attività, e ci sono state 165 terze dosi. Il centro è aperto dal lunedì al venerdì mattina e pomeriggio con 3-4 linee diciamo, di somministrazione. Il tipo di vaccino che viene somministrato è Moderna, perché non c'è la farmacia ed è, secondo il Ministero della Salute, secondo la ASL, ovviamente da certificazione, alternativo alla Pfizer, quindi è lo stesso principio. Come comune abbiamo richiesto, benché sia la stessa cosa, visto che c'è anche un minimo di resistenza mentale da parte degli utenti, di diciamo, aprire una farmacia per avere la possibilità di scelta anche di altre tipologie. Però per il momento le cose vanno bene. A chi viene somministrato? Viene somministrato, le terze dosi vengono somministrate agli ultra sessantenni e alle categorie fragili, non tutti fragili, solamente diciamo, le categorie individuate secondo un cluster da parte della ASL di quelle che sono le categorie più fragili. Già da fine mese, cioè dal primo di dicembre, sarà abbassata l'età, quindi da 50 anni, e forse secondo indicazioni di Figliolo anche i quarantenni potranno essere diciamo, oggetto di somministrazione. Ricordiamo che la somministrazione non è fatta lì, qualora fosse fatta, è semplicemente dovuta al fatto che ci sono disponibilità temporali da parte dei medici che a discrezione possono farlo, però si consiglia la prenotazione presso il sito della Regione Abruzzo, della Sanità, per poter fare questa somministrazione, non avere attese e fare in modo che si passi il meno tempo possibile in questa struttura.